Bene, buon pomeriggio a tutti. Ho l'onore e anche il piacere, come ho fatto già altre volte in questi giorni, di anticipare e di fare un po' il resoconto di quelli che sono stati o saranno questi ultimi eventi dell'anno giubilare 2014, secondo anno del giubileo eucaristico straordinario Bolsena Orvieto per tutta la diocesi di Orvieto Todi e del mondo intero. Abbiamo avuto la gioia il 30 ottobre scorso di festeggiare il Giubileo delle Forze Armate, che ha visto la presenza di circa 200 militari di ogni ordine e grado presenti qui in cattedrale con l'ordinario militare, l'arcivescovo Santo Marcianò. Martedì scorso, scusate, il 4 novembre, abbiamo avuto invece qui in cattedrale sempre circa 800 studenti di tutti gli istituti superiori di Ciconia, vado in ordine, cioè lo scientifico, ragioneria e geometri, gli istituti tecnici del plesso di Ciconia. È stata un'occasione molto interessante perché hanno potuto godere della catechesi sul Giubileo Eucaristico fatta dal Vescovo Monsignor Benedetto Tuzia, dalla spiegazione storico-artistica della nascita del nostro Duomo fatta dal professor Lucio Riccetti. Poi alcuni di noi, come sacerdoti del Duomo, hanno accompagnato ragazzi e docenti per il percorso giubilare, l'attraversamento della Porta Santa e anche le preghiere connesse alla richiesta e all'acquisto dell'indulgenza plenaria, che è il grande dono che ci ha fatto Papa Benedetto e poi confermato da Papa Francesco. Siamo alla vigilia di un evento importantissimo per tutta la nostra città e anche per tutta la nostra diocesi e non solo. Infatti la nostra famiglia diocesana di Orvieto Todi si trova proprio agli sgoccioli nell'accogliere la pastorale universitaria di Roma, che domani mattina, fin dalle primissime ore dell'alba quasi potremmo dire, convoglierà ad Orvieto tra i 3.500 e 4.000 universitari, matricole e non. Questi universitari raggiungeranno il parcheggione della stazione, Piazzale della Pace per intenderci, con una sessantina di pullman. Attraverseranno a piedi la stazione e faranno un pellegrinaggio sempre a piedi, come nello stile di questi pellegrinaggi penitenziali e giubilari, faranno a piedi tutto il percorso delle piagge. Verranno accolti a scaglioni, naturalmente, sotto il calice monumentale del Giubileo Eucaristico a Piazza Caen. Una volta ricevuto il pane del pellegrinaggio, come simbolo, ecco, saliranno a piedi verso la cattedrale, passando per il corso e per via Duomo. Costeggeranno la facciata, faranno il percorso giubilare accolti non solo dai volontari della Protezione Civile, ma soprattutto dai volontari della Pastorale Universitaria di Roma e dai ragazzi volontari della nostra diocesi, coordinati ancora una volta dalla Segreteria del Giubileo, che ringrazio in maniera particolare. Una volta giunti in cattedrale, alle ore 10, questi nostri studenti avranno una conferenza sull'arte come comunicazione della fede, tenuta da due grandi esperti di arte, docenti romani, professor Bellanca e il professor Hernandez. A mezzogiorno la celebrazione eucaristica solenne, presieduta dal vescovo ausiliare di Roma, nonché responsabile della pastorale universitaria romana, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Concelebrano il nostro vescovo diocesano e il rettore magnifico della Pontificia Unità Lateranense, Monsignor Dal Covolo, che rappresenta il Papa in quella che è l'Università del Papa, cosiddetta il Laterano. All'incirca, verso le 13:15, i ragazzi si porteranno lungo i giardinetti, diciamo così, il pratino tra il Duomo e l'Episcopio e Palazzo Soliano. Lì, in una lunga tavolata, verrà distribuito il pranzo al sacco. E poi saranno liberi di vivere un po' la giornata e distendersi, speriamo tempo permettendo. Tra le 14 e le 16 verrà proposto ai nostri ragazzi questi itinerari. Chi vorrà pregare per l'adorazione eucaristica potrà recarsi in cripta sotto il Duomo. Chi vorrà invece godere della spiegazione artistica e teologica della facciata del Duomo e dell'interno, ecco, sarà guidato dall'Associazione Pietre Vive di Roma, coordinata da Padre Hernandez, all'interno del Duomo, appunto. Mentre l'Associazione Pietre Vive della Diocesi di Orvieto Todi, coordinata
coordinata dalla dottoressa Giovanna Bandino, segretaria operativa dell'Ufficio dei Beni Culturali Diocesani. Ecco, guidati dai volontari di questa associazione, i giovani potranno usufruire della spiegazione della visita a Sant'Andrea, intendo la collegiata e gli scavi sotterranei che portano alla prima basilica paleocristiana, la prima basilica cattedrale d'Orvieto del VI secolo d.C. Poi potranno così usufruire di San Giovenale e speriamo godano degli affreschi recentemente restaurati e poi un itinerario quasi del tutto dedicato a Tommaso d'Aquino, possiamo immaginare subito dove, che è a San Domenico. Alle ore 16 circa, il nostro vescovo, una volta che tutti i ragazzi sono rientrati in Duomo, esporrà solennemente il Santissimo Sacramento. Dopo alcuni minuti di adorazione silenziosa si snoderà la processione eucaristica per tutta Piazza Duomo, e la quale verrà conclusa dalla benedizione eucaristica data sul sagrato del Duomo da Monsignor Dal Covolo. Come tradizione, ogni giubileo e ogni incontro liturgico degli universitari termina con una grande fiaccolata che simbolicamente porta i nostri studenti all'ordinarietà delle proprie famiglie e dei propri atenei. Questa lunga fiaccolata partirà da Piazza Duomo, percorrerà via Duomo il corso fino ad arrivare a Piazza Caen. Nell'arco di 2 ore poi i ragazzi potranno tornare ai propri pullman passando per la funicolare. Ringrazio già da adesso Umbria Mobilità e tutte le istituzioni civili, militari e anche altre associazioni connesse, insieme alla Segreteria del Giubileo e alla Segreteria della Pastorale Universitaria per la buona riuscita dell'evento. E ringrazio altresì tutti gli orvietani che in maniera molto paziente ed accogliente vorranno ospitare questi nostri giovani insieme ai signori professori e a tutto il corpo docente e i cappellani.